Io sono bloccato mentalmente perché non posso non giocare le leggende. Grazie Noxel, sei un grande. Sei il numero uno. Io non riesco a non giocare le leggende, sono proprio... ho un problema. Ho un problema, io non riesco a non giocare loro due in tutti i mazzi in questo momento. E quindi niente, questa è la versione Dimir. Peraltro grazie Arena che hai fissato la mana base, che adesso effettivamente si può provare a giocare con una mana base. Proviamo. Ulza, un movimento sensuale. Ulza, un movimento sensuale. Un movimento sensuale. Va, teniamo. Gisa se c'è questa in campo però è troppo. È troppi body. È meglio Tidebomb. Bella Ciccio, è stato bellissimo l'ultima puntata dell'ombra. Ho detto la mana base, sì, ovviamente volevo dire sideboard. Tanto sono l'unico. Posso dire quello che voglio. Posso anche giocare col mouse a sinistra. No, non ce la posso fare. Ma quello non riesco a fare. Il problema di questa carta... Chiaramente era fine. Il problema di questa carta è che in difesa è 0-3. Però attacca da 10, quindi... Andiamo a questo possibile trade. Non lo prende, pesco una carta. Questo draft, secondo me, è meglio giocare bicolor o tricolor? Bicolor splash mi sembra la formula della vittoria. Ieri ho fatto 6-3 con Golgari. Golgari a volte mi piace più di Selesnya. Ho fatto un Golgari con una curva che non aveva senso. Cioè, avevo 5 drop a 6. Ho fatto 6-3, era fortissimo. Avevo 4-6-2 flash e un 7-7 armadillone. Sì, Gruul è forte. Rakdos. No, Gruul è forte. Allora, Selesnya è fortissimo. Golgari è fortissimo. Gruul è fortissimo. Simic è un po' meno forte, però è comunque forte se c'hai la mucca. E poi c'è la Kansas che è Rakdos. Outlaws se lo monti bene. Ma perché chi vince il mondiale si fa sempre rappresentare sotto forma di creatura blu 2 mana? Perché non ho ancora vinto io. Io farei un artefatto con la mia faccia, un'anfora. Un'anfora con la mia faccia, sì. Una tazza. Pot of Greed, esatto.
Emperor va tolta ora. No, c'è cut down. Rory vuole Raffin, mi sa. Vabbè, non ha senso. Non ha senso, spacchi sempre lui, perché tanto se no te lo rilevo. Speriamo faccia una cosa. No, non è vero, Fervent Champion ha visto un sacco di gioco ai suoi tempi. Non l'ha fatto. E ci siamo. I hope you're ready to lose. No, no, glielo facciamo fare. Vuoi fare? Fallo. Te lo sto facendo fare. Allora. Monored con Fervent Ember, Cleave, Anax e Thorn è il più bello possibile. È stato il più bel monored in assoluto insieme al Bomat Azoreth dei tempi dello standard di Aunket. Terzo posto, Chain Whirler, Runaway Steamkin. Però il più bello di tutti è stato lo Snow Red. Quello con Frostbite. Che è quello con cui feci quasi maledizione top 8 per andare al Pro Tour. Quella maledetta. Quel maledetto rating che non mi ha fatto andare al Pro Tour per una posizione. Che dolore. Vabbè. Sì, Monored a quei tempi era... No, te lo ricordi qual era la sfida infinita, papi? La vera sfida di quei tempi era Monorosso contro Rogues. Remember your training. C'era Rogues e Monored che si battevano per la supremazia. E sì, ovviamente... Fires... Merda. Poi non era veramente mill. Qui pescare un removalino per Raffin è ottimos, ti dico la veritas. No, è Phantom Interference. Domanda. Ha senso ridargli una Raffin assicurando il removal di Emperor perché tanto Raffin ce l'ha già in campo o no?
glad to meet my match. Mi piace un sacco questa. È una specie di altro Ertai. In emergenza ho rifatto anche il 2-2 a vuoto. E qui ci siamo. Strike fast and strike hard. E questo è un problema. Devo pescare removal per Raffin. Senza removal non si va da nessuna parte. Sto reggendo fin troppo senza removal. Cutdown non basta nemmeno più. Devo pescare Trionfo, Go for the Throat, Sceriffo. Ertai. Ciao Lili. Pilo tutto. Dio madonna. Oh. Dai, removal. Niente, è impossibile pescare removal. Allora. Lot out. Tiny Bones è molto forte contro di lui. Grazie Nightmare. Togliere un Giz. Un Joint Zap. Attenzione. Nimmi a Morriconic duo. Jared Leto e Tiny Boni. Ciao Jix, è stato bello. Ma io ripescherò. No, è uguale. Vadmiro Snowballi. Vadmiro Snowballi on the play è greve, eh. Non lo spacchi subito. Bella Geraldone. Anche meglio. Mai zo ripeggia. Via. L'invincibile Vadmiro. È grosso. È lì col suo cappello. Come break me down. You bury me, I am finished with you. Intanto ti meno. Gascogne da giovane. Minchia. Hard castata sorcery Vettoglie e Valmiro. Dimmi se non è disperation questa. Dimmi te se questa non è disperazione. Minchia, on the play sta roba è fuori di testa. On the draw ti dico. Se Liana. No. Liana non è male altro Esper.
Allora, The Road Tiny Bones fa schifo. Però questo diventa fondamentale. A questo punto sì, Liliana la metterei. Sì, toglierei Jitson The Draw, che è un The Draw quasi più sulla difensiva che sull'attacchiva. Perché si dice la difensiva? Perché si dice stai sulla difensiva e non si dice mai sto sull'attacchiva? Io voglio sta sull'attacchiva. Lo so che... Grazie. Grazie, ragazzi, meno male. Una volta la chat mi veniva dietro sulle cose. Siete diventati tutti di Michele Ruiu. Vedi, ora io ho detto una volta la chat mi veniva dietro. Perché nessuno ha scritto, ora dove ti viene? Sulla pancia? Dove siete? Ragazzi, ho capito che è solo mezz'ora di live, però svegli. Io non ho di meglio da fare, quindi semplicemente faccio il cambio joints up e gli scarto un'altra carta. Se si dice difesa, perché non si dice attasa? Bravo! Bravo! Oh. Queste mi piacciono. Attasa fa effettivamente molto ridere. Ma cosa rischio se... Niente. Sullo 4 faccio la Zav più fan. Master Mario passa. Papi, anche la tua mi è piaciuta. Era sottile. Come la mi fava. Hai un qualcosa? Okay. Vi piace questa? Allora, c'è la diatriba. Tra questa e Make Disappear. Perché comunque c'è Make Disappear che fa quell'effetto da 4. Nel caso ti mangi un pippolo. Che schifo non fa. Mangi un token di skitter e hai fatto un counter da 4. Ma, eccoci qua. Questo è... Un pezzo, il late game. Merda, non ho pescato la quinta terra. Toma, Toma. Però posso fare Cycle di Vadmir? Sì. Assolutamente. No, Three Steps Ahead non è da questo mazzo, perché tre mana è troppo. È meglio come carta in generale, ma tre mana è troppo. Dare fiducia a Gisa. Resteps è da Azorius. Anche perché arriverà il giorno in cui pesco. Cioè, tipo, ho il removal in mano appena Oppo fa la. Non è che non ce l'ho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 è roba. Peccato che non esiste. Azza. Oh, ok. E questo è molto bene. Sempre piangere. Adelmo, sono Carlo, l'amico di sempre. Ciao, Carlo. Che suggerimenti ti stanno dando, Ale Franz? Ok, devo soltanto droppare un unico leggendario. Se quella non è counter, abbiamo vinto.
io devo stare zitto nella mia vita di Magic. Io devo stare zitto. Io devo silenziarmi. Io non devo parlare. Muto devo stare io. Muto. Muto, eh. Ammutolito. Ammitoluto devo stare. Ora, quante altre counter hai? O removal o cose. Vabbè, no, dai, 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 devo pescare un removal. Devo pescare un removal. Uff, allora, aspetta. E devo togliere Master. Devo togliere Master, ma... Eh sì, sennò muoio. Non muoio 100%. Non posso toglierlo! Che carta di merda sei! Madonna, la tolgo, basta, vaffanculo. Va, fa schifo. Ora perdo perché questa non è Go for the Throat. Ho perso, basta. GG. Ho perso perché quella carta non è Go for the Throat. Vado a mettere Long Goodbye. No, non mi sono divertito. Ho perso perché gioco. Ho voluto provare Shot the Sheriff. E non si provano le cose. Non si provano le cose. Non le devi provare le cose. Non le devi provare. La gombo. Bounty buono per, se non fosse per che quando l'hai mangiato ti sembra di aver ciucciato un maglione e rischi di soffocare. Peggio dei plum cake. Ok, dobbiamo stare aperti di counter per Zanfole, siamo a posto. Dove vai giù, bello sto ley line. Vadmiro. Mamma mia, Vadmiro. Il disrespetto? Bravo, chiedi a Fede. Esatto. Maledì il dis... Ma no. No, no, ha rispettato Vadmiro, purtroppo. Lockdown di main, madonna, è così premodente Boros. Eh sì. Oh, migrazione. Tecnicamente ha rispettato tutto, esatto. Mi sembra più safe stare aperto di counter e fare bat che prendere removal. No, questa va bene. Faccio holo. Rispetto di nessuno, paura di tutti, è bellissimo.
topini. Dai, fammi. Mostrami le tue sporcizie, 3 sample. Sei un po' chiodata o sbaglio? Sì. Non è stata una bella partita. Stroke, Pirzo, Durezzo, Ririana. Via cut down. Via long goodbye. Una Shibobi. Ghisa un po' lenta, prende Sunfall. Allora, queste vorrei tenerle. Se no... Oddio. Dovrebbe bastarne 2. Cioè, alla fine c'ho Liliana. No. Gli hard removal le voglio tenere. Le counter sono tutte forti. Se un John Sepp è un Tiny Bones. Forse è Tiny Bones. Forse è proprio Tiny Bones. Non serve. Lui non. Gli rubo. Beanstalk. Oddio. Poi on the draw. No, on the draw no. Not on the draw. Not on the draw. Drav. Driv. Druv. Piccolo momento di cervello completamente staccato. Brrri. Questo suono, chi lo riconosce? Bravo. Pipistrello è un topo con le ali. Sì, credo sia proprio quello il principio. Credo sia nato con quest'idea. Madonna, in mano, anti-control, godo. Giorgio? Bravo, Noxel. Esatto. Non ha il mana per giocarlo, Giorgio. Il mio amico Giorgio Calandrelli detto Power. Buon pomeriggio, lei è un criminale? Non credo, Von. Credo che lei sia un criminale di grossa fattura. Perdonato solo per la pastiera. Guarda, se no veramente, Liliana. Che cazzo c'hai? Those who get in my way tend to regret it. Sì, sì. Anni e anni di Ariel e Storetesismo. Rispetto a Liliana. O toglie il piccione. Toglie il piccione. Rispetto a Liliana. I'm tired of your secrets. Il disrespetto? No, senti come suona il peperone. Pam. Qui sbovicchio un po' dalle palle. Preferisco che abbia un sunfall se mi spacca il butt e che questa vada a fare in culo. Onesto. 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 Mi tengo Takenuma. E no, più che altro mi sa che la gioco Takenuma, perché tanto il turno dopo voglio attaccare con il resto. Sto vantaggio quando lo ripiglio. Ma se gioca Angelo, male. Perché mi spacca e bat. Però non c'ha il mana per Angelo. Godo. Niente, gioco Vadmiro perché... Ahimè. Non voglio scartare. Signore, arriva. Sta arrivando. Sta per arrivando, è arrivata. Atraxa dalla cima. No? You won't be outsmarting me.
Sciata purificella è molto bene. Brufoliglia, tapparella giù e poltazzi, più asciata purifichella. Tirichiglia che meravordi, la fedia delle bestie. È difficilissimo. Tu non vieni, non impudo sai, c'avevo giorta. Ma se si schivi porto i derve così potenti ballare i lete. Porta peltri ma non ure. Mi meraviglio non abbiano mai fatto una canzone esattamente così di Elio. Questa è proprio una cosa da Elio. Ciao Sbudella. Bri. No, mi è venuto male. Bri. Ecco, questo è meglio. E dai, oppo, è una Liliana. Cioè, che cazzo. Dai, ha un top deck. Trax. Io pesco 38, grazie. Il top sarebbe un counterino. Go for the trottola. Oppo. Rizzitelli Andersen. So se anagrammare le parole, io non riesco a non farlo, non, te lo giuro, ogni volta che qualcuno dice qualcosa io devo dire la versione contraria. Serena Noprio, prente. Niente carve tra questi criminali, a volte non fa un cazzo ed è 3-3 passo e questa cosa un po' mi turba. È l'unica carta, crimine! È forte in best of one perché ti dà recursion contro l'eventuale matchup control, però mi rendo conto che o la tieni di side e non ti serve un cazzo perché alla fine di side è meglio Liliana. Ho provata Kervek, ce l'ho ancora nella versione best of one del Rakdos Crimini. Ma mi sto rendendo conto che per il valore è meglio Jix, per rompere il cazzo a control è meglio Liliana, per i crimini è meglio Skitter, quindi proveremo una verde stompi, si può provare, il problema è che come vince contro un mazzo del genere una verde stompi? Cioè come vince contro Domain? Che è tipo il mazzo più forte del momento, è tornato Domain adesso. Ora, in questo momento mentre vi parlo, la win rate più alta ce l'ha Domain. Perché? Perché la gente sta provando mazzi nuovi, sta provando mazzi aggro specialmente, perché la nuova espansione ha dato roba molto aggressiva, tra cui Mono Red. Quindi il mazzo che in questo momento sta dominando è esattamente Domain. Perché l'ho riempito la side di roba di merda contro Control, perché sennò... Imbazzito. Tenibile. Contro Sunfall, esatto. Se devi battere Sunfall, non devi battere da me. Devi fare Grimini. Not my dad. Ok, sarò curioso di vedere come straperdo malissimo da questo matchup perché non ho idea di come di dove voglio andare a parare. Ho visto una versione di Roots ma non era minimamente con questa roba. Zero, niente questo. Roots che ho visto io. L'evento BO1 è buono il tuo mazzo scheletrini. Sì, io non l'ho giocato tanto in Best of One ma chi l'ha fatto... I Glebidi che hanno usato la mia lista per l'evento Best of One mi hanno detto sì, 6-7 wins a stecca. Franco. È un aggro, parti per primo e hai vinto. Molto semplice. Ok, non mi sta sfuggendo evidentemente come mi uccide, però mi uccide.
bombe Ash. Sì, purtroppo il matchup negativo di Scheletri è Vesper. E quindi bisogna vedere. Però Vesper sta scendendo di vittorie, perché distrugge Domain. Cioè, Domain lo mangia vivo. Non mangia più Domain mai. Sembra un assurdo, ma in questo momento Domain se lo sgranocchia Vesper. E Vesper perde anche contro Monored. Monored come è strutturato ora, se c'ha la side giusta, Vesper lo sbriciola. Me ne pentirò. Voglio fare questo. È assolutamente topo da togliere, certo. Lui va a riprendere Skip Hellcat, Sboronit, Billy Lotta e Ceppole. Credo sia un Ictus, ragazzi. Poi in queste situazioni di un po' stallo c'è una carta che risolve. Monorosso è fortissimo contro Esper. Monorosso distrugge Esper. Ho fatto 1-3 raffine, te fai bene, io attacco con un 8-2 travolgere, cioè non ce la fa. Domain continua a battere Esper, perché è vero che c'ha le counter e tutto, però tanto ti stabilizza, ti fa 12 Sunfall, 48 Lockdown, quando ti riesce a dire, vabbè, Atraxa. Quindi... era Carro, bravo. Me l'avevano detto che donne, buoi e motori, son gioie e dolori. Che mazzo è Domain? Quello abbiamo visto prima. Ma io lo vedo, sta giocando come Ruzal, che mi fa una burda della Madonna. La burda della Madonna ci sto, ma c'ha veramente una combo TK. Che mi sto perdendo. Oltre il Seeker. Beh, c'aveva un Thrill Seeker. Thrill Seeker di solito vuol dire combo. No, mi sta baitando. Non proprio la carta migliore, Skipper. Peraltro si parlava appunto di brainless. Non è brainless, perché non esiste il concetto di brainless in Magic. Però Domain è un mazzo molto facile da giocare. Domain è facile da giocare. Ramp, Sunfall, Ramp, Atraxa. Quindi per chi magari non vuole attrigarsi troppo di ragionamento, Domain è un buon mazzo per lo stand.
sì, ma la versione ibrida ci sta. Comunque tanto le carte sono 60, non le vedi tutte. Credo di aver capito. Pacca Sarifia Thrill Seeker, lo esilia con Agatha e lancia tutto. Perché ogni cosa fa, attinge mana e me lo spara. Quindi adesso ogni cosa che ha un counter... tappa se stessa e mi si spara in faccia. Mellino. Ok, dobbiamo giocare il bianco, dobbiamo giocare il Rest in Peace a posto. Allora, Dure è fondamentale perché devi togliere il calderone. Senza il calderone non vince. Quindi anche Spell Pierce. Hertz. Gli fa meglio o peggio? Sì, chiaramente senza Russo è un mazzo di merda. Stone Brain servirebbe più che Hertz. Delusion è male. Hertz mi sembra che faccia più danni che altro. Allora, devo togliere i Bat. No, devo togliere Tiny Bones e due Bat per ovvi motivi. Di Clistering Deluge. La danno non è male. L'idea è che ci sono delle board che io riesco a contenere con Deluge se non snowballa subito a merda con le combo pazze. Cioè, mentre builda, lo resetto. Come la vita nel Volt. A proposito, pare... pare, si vocifera, che io porterò Fallout New Vegas tra un po', come varie delmo. Pare. È vero che lo aiuto, ma a me mi serve Crimini. Se mi levo Crimini cambio mazzo, è quello il problema. Io devo semplicemente impedire che abbia Roots. Fallaci. E si vocifera che tu mi abbia rubato lo skate. Si dà il caso e tu me lo riesci a entrare alla sberta. Sì, va bene. Ci vado un Selina Joy, ci faccio anche cazzi mia, Pippo. Dimir Crimes, sì, è più proprio Dimir Leggende, però di base è Leggende Crimes, sì. Ma perché proprio l'archetipo Crimini di base è leggendari. Infatti, ma è Esper Legend? È impossibile smettere di giocare questo mazzo. Più che altro non ha mana nero. Trovato. E qui va a riprendere Roots. No, creatura. Ok.
Ok, sta iniziando ad averci un po' troppa roba nel cesso. È esattamente Rest in Peace, mi ha fatto venire in mente di fare Sperlare. È inutile questo. Allora, con cosa scomba? Vabbè, devo togliere comunque sto roba. Però se è un pescaterra non può fare Ruzze e Agatha nello stesso momento. Quindi ho un turno per fare danni grossi. Quindi la cosa intelligente sarebbe fare prima Agatha. Ok, buono. Buono, buono, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Lo speravo in un deluge prima di succedere il Marcello. Marcello? Marcello, sei te? Ha deciso Arena. Mi sa che ha deciso Arena. Nel male fa niente di lunghi. Audace. Che culo, se pescavo terra l'avevo distrutto. Pest Control non toglie tutto in mono red. Tipo non toglie gli slick shot, no, sei piuttosto grave. A me piace molto Harvester of Misery contro Monored.
Sì, sicuramente lava tanta roba e soprattutto non leva un cazzo a te. Interessante. Boh. Da spaccassero un 4-5. No, andati. Vabbè, questo mazzo lockdown persa. Lockdown GG, finita. Quindi infatti domain è fortissimo. RCD. Nulla, il mio miglior turno è fare Shielder, lui fa Go for the Throat e prolifera, attacca tutto. F. No, Pest Control non toglie Roots. Lockdown sì. Bello però. Però figo. Però figo, bello Roots.